pronti a saltare proprio loro due, Halilović e Mavugbe. A vincere la contesa è il banco di Sardegna con i Mantas Bengius. Per lui l'anno scorso stagione molto complessa, recuperando un infortunio al tendine d'Achille. In questa stagione invece è ripartito, la speranza che ovviamente possa portarla in porto fino alla fine. Qui la palla persa di Halilović, che non ha recuperato l'assist recapitato lì da Fops, e allora il primo tiro potrebbe andarlo a fare là Dolomiti Energia, che gestisce il primo attacco della sua partita con Quinellis, il playmaker classe 2003 inglese. Prova ad andare da Lamb, su di lui c'è Sokołowski. Lamb cambia passo, Sokołowski gran difensore l'anno scorso, anche vincente con la formazione di Napoli in Coppa Italia. L'errore al tiro di Lamb. Bibins riapre proprio per il polacco Sokołowski, trova Halilović sotto le planche, la difesa di Mavugbe. Sokołowski da tre punti, si sblocca il banco di Sardegna con la tripla di Mikal Sokołowski, giocatore che esordisce quest'anno con Sassari, ma vestito oltre che le maglie di Napoli anche quella di Treviso in Italia. Pecchia molto sfortunato al tiro dalla lunga distanza. Nuovo possesso per la Dinamo. Bibins, anche per lui tanta Francia negli ultimi anni, due stagioni a Orte e due stagioni a Nanterre. Da tre punti l'errore di Bengius, tra l'altro a Nanterre compagno di squadra proprio con Halilović, e non è un caso che ci sia intesa su questa asse play pivot nonostante solo quattro giornate di campionato. Ancora Pecchia con spazio ma sbaglia, poi il fallo di Bibins che prova a togliere lo spazio a Mavugbe a rimbalzo, e nonostante una quarantina di centimetri di differenza il fallo è proprio di Bibins. Avete visto, spinta a due mani, mentre questa è la tripla di Mikal Sokołowski. Kale di nuovo per Ellis, che sbaglia in una situazione davvero facile. Era stato molto intelligente Kale con il dai e vai con l'uomo della rimessa. Di nuovo Bibins fa impazzire letteralmente Ellis, che poi va a cacciargli la palla e va a fare fallo sul playmaker della Dinamo. Eccolo qui, Quinn Ellis. Per Halilović, poi Fops, blocco e riblocco con lo stesso Halilović, il mancino si alza dalla media, l'errore di Brian Fops, rischio di palla persa da parte della Dolomiti Energia che in qualche modo riesce a riciclare il possesso. Di nuovo Lamb di forza, stoppato dallo stesso Fops, molto positivo in difesa. Ellis si nasconde dietro il blocco di Mavugbe, spara e segna dall'arco dei 6,75, 3 pari dopo due minuti e mezzo di partita. Bibins anche per lui, tiro da tre punti anche per lui, canestro da tre punti. Il nuovo vantaggio della formazione sarda. Lamb trova Mavugbe sotto le planche, riesce a farsi largo proteggendosi con il ferro, se non Mavugbe a realizzare il meno uno per la formazione allenata da Paolo Galbiati. Doppio piccherò l'alto a disposizione di Bibins, che poi torna da Bengius. Ancora il pallone per Sokołowski, Bengius fa saltare Pecchia, poi arretra, tira, segna da tre punti, 3-6-9, banco di Sardegna in ritmo in questo inizio di partita. E come detto nell'intervista pre-gara, attenzione particolare a Bengius per la Dolomiti Energia. Nell'angolo Pecchia prende la linea di fondo, poi riapre per Mavugbe, ancora Ellis sfidato al tiro da Bibins, la risposta è ancora quella del canestro, meno uno Aquila, 9-8 dopo quasi 4 minuti di primo periodo.
Fobbs, adesso gioca lui in posizione di playmaker, arriva la serie di blocchi per liberare Sokołowski, in punta però alla fine Halilovic che vuole tornare dal suo playmaker originale, ossia Bibbins, che cambia passo, fa letteralmente ammattire Ellis, ma poi ammattisce anche lui con un tiro davvero scentrato, e poi il fallo subito da Pecchia, che ha insistito nell'attaccare Sokołowski e alla fine è andato a pescare un buon fallo in una situazione di attacco a tutto campo. Questa la bomba mancina di Quinn Ellis, questa invece quella di Eivantas Bengius con grande scienza cestistica, un step back che ha creato la separazione necessaria per andare a costruire il vantaggio di cui aveva bisogno. Ellis, la ricezione di Lamb, cerca lo scarico in punta, in qualche modo il pallone viene controllato da Ellis, 8 secondi, emergenza ma non troppo per Trento, l'errore al tiro di Lamb e allora dall'altra parte Bibbins in transizione, poi va da Bengius, non se la sente di prendere il tiro, il mismatch con Pecchia marcato, che marca Halilovic, si gira il bosniaco, va a realizzare, va a subire il fallo dell'ex capitano di Cremona, Andrei Lunetta con il libero aggiuntivo, Miralem Halilovic, lo rivediamo qui nel replay, il giro verso il canestro e poi l'appoggio con la mano destra toccata anche da Andrea Pecchia, inizia a girare un po' con i cambi Paolo Galbiati, Saliu Niang dare ulteriore dinamismo e Eirdas Zukauskas. Sbaglia il tiro libero però Halilovic, rimane il più 3 del banco di Sardegna. Tratto anche Jordan Ford per la cabina di regia trentina, proprio Ford per Zukauskas, poi Kale accetta tutti i cambi praticamente Sassari, alla fine Ford per Mavugbe, 3 secondi per andare al tiro, Kale! Inchioda sull'assist di Mavugbe, gran backdoor e grande maturità e tranquillità dell'Aquila che ha trovato praticamente sulla sirena la schiacciata del meno uno. Bravo Niang per Trento a negare l'uscita a Sokołowski, poi però Zukauskas esagera sui blocchi e va a fare fallo come segnalato dall'arbitro Carmelo Luguzzo. Un altro cambio per Galbiati, fuori Mavugbe, dentro Bagli, questo l'assist proprio di Mavugbe, arriva Miles Kale a mettere tutti d'accordo. Ecco qua il nuovo entrato Bagli, mantiene lo starting five Sassari. Fobbs in punta, rolla adesso Halilovic, lo cercano ma non lo servono i compagni di Sassari, poi che sfortuna per Bagli che aveva controllato, sembrava in un primo tempo il rimbalzo, poi patatrac, palla che esce e rimessa con 14 secondi per il banco di Sardegna. La concentrazione di Nenad Markovic, l'intercetto di Niang, poi Bibbins che controlla, 10 secondi per andare al tiro, Piccarol cieco in punta, Bibbins lo scarico per Sokołowski, fallo di Zukauskas per Trento, è il quarto fallo del primo periodo, bonus esaurito in questo momento, dal prossimo Sassari potrà andare in lunetta, eccolo qui il contatto di Zukauskas per fermare la penetrazione di Sokołowski. Fobbs in punta per Bibbins, tiene il palleggio aperto, poi nell'angolo Sokołowski da 3 punti, il tiro è corto, arriva un fallo tecnico per Kale perché ha battuto le mani mentre Sokołowski andava a tirare, non si può fare, una cosa più da campetto, non si può fare e ci sarà un libero per Sokołowski.
il tecnico fischiato teoria mentre la palla è in volo, e quindi dovrebbe essere ancora, tanto Sokołowski sbaglia e libera il pallone, è di Trento perché la freccia dice possesso alternato in favore di Trento dopo la contesa vinta da Sassari. Occasione persa per Sokołowski, che è un giocatore dalle grandi percentuali da tre punti, meno dalla lunetta, non quest'anno dove tira con l'89%, ma di solito le ultime stagioni un po' più complicato il suo rapporto con la lunetta. Kale per Ford, poi il pallone per Baillé, classica situazione di Trento con lo short roll di Baillé che riapre per Kale, la tripla del sorpasso per la prima volta nella partita, 13-11 per l'Aquila Basket Trento, capolista del campionato di Serie A. Sokołowski di nuovo il post per Alilovic contro Baillé, il bosniaco vuole attaccare di forza insistendo, il tiro è corto ma ancora un fraintendimento a rimbalzo questa volta tra Baillé e Niang, l'occasione è di nuovo per il banco di Sardegna mentre Kale lascia spazio a Toto Forrai. Rimessa sulla schiena di Żukauskas, poi in qualche modo Sokołowski, tiro troppo lungo per lui, primo possesso proprio per Forrai, Żukauskas in transizione da tre, Trento realizza dai 6,75, 40% in stagione per la squadra imbattuta del campionato italiano, si vede, e più 5 per la formazione in maglia nera. Fobs, poi Bibins per Sokołowski che prova ad attaccare, il tiro si palla sul primo ferro, poi il pallone cade e va a firmare due punti per il giocatore polacco. Di nuovo da Baillé, un po' di spazio, tiro molto simile ma non altrettanto fortunato, Ford a rimbalzo, di nuovo Baillé, di nuovo Ford, si butta dentro e poi un'autostrada nei pressi del canestro, ecco perché Sassari a livello statistico è l'ultima difesa del campionato italiano. Adesso brutta palla persa della Dinamo, Ford prova a trovare il canestro, il ferro lo aiuta molto, 20-13 dopo 7 minuti e mezzo, time out ugualmente a segno. Il pallone è nelle mani di Alessandro Cappelletti, oltre a tambore è entrato anche il playmaker del 1995 che gestisce proprio il suo primo possesso della partita, pick and roll con Renfro, anche lui appena entrato sul parquet, la stoppata di Żukauskas, corre Ford, il drag, il pick and roll in transizione proprio con Żukauskas, poi Forrai cerca Ford, la buona difesa di Cappelletti, alla fine però viene servito l'americano di Trento, prende la linea di fondo Saliu Niang e trova il fallo di Sokołowski, non particolarmente d'accordo con la scelta della terra arbitrale. Lo rivediamo qui nel replay col bacino secondo gli arbitri. Si riprende con Ford, arriva il canestro, arriva il libero aggiuntivo, Jordan Ford, eccolo qui il fallo di tambone. E libero aggiuntivo per Jordan Ford realizzato. Il pallone per Cappelletti,
serie di blocchi di nuovo per Tambone, poi la doppia uscita, Fobs esce, la difesa di Baye che ha dovuto accettare il cambio contro Fobs che tira e segna da tre punti, blocca Sassari che aveva incassato un 15-2 di parziale, la riporta a meno 7, 23-16 quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo periodo del match numero 5 della Serie A italiana. Zukauskas per Niang, ancora prova ad attaccare sul fondo, poi alla fine deve lavorare per linee esterne dove arriva Baye, fallo in attacco, la chiamata di Matteo Lucotti assolutamente corretta con il camerunense che ha un po' deragliato in questo caso. Andiamo a rivederlo nel replay, è arrivato lì Matteo Tambone, spalla contro petto, non poteva esserci decisione diversa, mentre qui Fobs proprio contro Baye con la bomba del meno 7, ora nuovo possesso nelle mani dei giocatori di Sassari proprio con Fobs. Cappelletti, il tiro anche per Alessandro Cappelletti, arriva la tripla, doppio colpo dall'arco dei 6,75 e meno 4 per il banco di Sardegna che ora è in difesa con Fobs che marca Jordan Ford, proprio Ford in palleggio, il giocatore che arriva da St. Mary's University, legge l'assist per Baye ma non riesce a renderlo concreto, allora Cappelletti tira corto in transizione contro contropiede di Trento su Zukauskas da tre punti il lituano, poi Cappelletti allo scadere del primo periodo 26-19. Tambone, andiamo a rivedere anche il quintetto della Aquila, Lamb sul parquet, Saliu Niang nella nostra inquadratura. Sarà il giocatore col numero 7 di origine senegalese a battere la rimessa, vola a schiacciare Saliu Niang, inizia il secondo quarto nella migliore maniera possibile. Questa direi che dovrebbe andare senza grossi dubbi nella top 10 del quinto turno, tutto l'atletismo di Saliu Niang. Il sorriso anche di Paolo Galbiati che chiacchiera con l'arbitro Galasso, mentre sono direttamente i giocatori di Sassari ad asciugare il parquet. Cappelletti, il pallone poi di nuovo per Fobs, ancora le braccia infinite di Saliu Niang, 10 secondi al termine dell'azione, rimessa in zona d'attacco per Sassari ma proprio sul limite, quindi deve stare attenta formazione del banco, poi in qualche modo senza grossi problemi Renfro per Tambone, ora però i secondi sono 5, Benjus fa saltare Lamb, poi attacca il ferro, l'errore, il rimbalzo in stereofonia di Trento, prima Niang poi Lamb, già dall'altra parte la Dolomiti Energia con Jordan Ford, il blocco alto di Mavugbe, la palla gestita con le sponde in modo non preciso da Lamb e già dall'altra parte Fobs che va a realizzare con il fallo di Jordan Ford, non troppo convinto della chiamata arbitrale. Andiamo a vedere il replay, molto lieve il contatto ma non inesistente. Quel punto lì è la classica situazione che l'allenatore ti dice, ma a quel punto fallo bene il fallo che almeno non prendiamo il canestro. 5 punti per Fobs che diventano 6. Prova a rimanere in linea di galleggiamento Sassari. Ford nuovo per Lamb, poi ancora Ford, questa volta fa impazzire Tambone, li tira in faccia, l'errore però di Ford, l'ex playmaker di
del Peristeri nella sua prima annata in Europa 2020-2021, solo 3 partite. Poi l'anno scorso, gli anni scorsi, è tornato in G League agli Stockton Kings. Ora il ritorno in Europa, mentre Niang, che in Europa è arrivato 4 anni fa alla Fortitudo, classe 2004, nel settore giovanile. Poi dall'anno passato l'arrivo a Trento, Lamb, difesa molto flottata da parte di Sassari, che prova a riempire l'area. Lamb fa saltare tutti, prova a lucrare su un contatto, alla fine ci riesce. Il fallo è di Nate Renfro, che per lui Peristeri nella stagione passata. Ed eccolo qui inquadrato il giocatore con il numero 35, Anthony Lamb. Per lui davvero una grande partita contro l'Hapoel Tel Aviv in Eurocup, 23 punti e tutti i canestri decisivi nella parte finale. Due su due per Lamb, 30-22, rientra anche Sokołowski. Indicazioni di marcatura proprio da parte di Paolo Galbiati. E Cappelletti, che prova anche a prendere un po' di ritmo direttamente a questa rimessa, marcato da Ellis, che ha poc'anzi fatto rientro sul parquet, esattamente come Andrea Pecchia, proprio Cappelletti. Ma Vugbe fa un po' di contenimento, ma non troppo. Bravo Cappelletti a fare palleggio, arresto e tiro. Meno 6, Dinamo. Lamb, tanti pick and roll per Ellis, alla fine deve andare da Pecchia, che trova Toto Forrai, attacca lo stesso Cappelletti, cerca lo spazio, l'italo argentino va a realizzare. 32-24, tutta l'esperienza in questo caso di Toto Forrai. Il pallone per Tambone, che tira da 3 punti, il ferro dice no, Pecchia in qualche modo dice la palla è mia, e poi prende il fallo di Renfro a tutto campo. ...7-13 da giocare. Il pallone sarà ancora della Dolomiti Energia, con Forrai, attacca lo stesso numero 10, poi Ellis per Forrai da 3 punti, tutta l'esperienza a disposizione dell'Aquila Basket, stagione consecutiva numero 15 per Toto Forrai, quinto punto nella partita per il giocatore della formazione bianconera. Cappelletti tiene il taglio di Halilović, a segno Miralem Halilović, prova ad attaccare adesso per Andrea Pecchia. Poi di nuovo Lamb, ancora Ellis sul lato sinistro, prende anche lui la linea di fondo, alza la parabola, ma Vugbe è presente a rimbalzo. 37-26. Fobs prova ad attaccare, poi la stoppata Dima Vugbe, fa la voce grossa là sotto, e Fobs si deve accontentare della rimessa da fondo. Prova a correre Pecchia, nuovo ad attaccare
con spazio Pecchia, lo sfida anche un po' Sokołowski, Pecchia sfrutta il blocco di Mavugbe, poi ritorna da Ellis, ancora Pecchia, prende la linea di fondo, trova il fallo sul palleggio però di Halilović. Ad ecco qui Andrea Pecchia che mette a posto anche il nodo delle scarpe. La rimessa dal fondo, nuovi 14 secondi per la Dolomiti Energia. Ellis ancora per Pecchia, questa volta nel dunker spot per poi andare ad appoggiare. Trova il canestro Andrea Pecchia. Poi perde l'equilibrio per un contatto della Dolomiti Energia e provare ad affrontare quella sfida da capolista in battuta, provando magari a sfruttare anche il doppio turno, la stanchezza del doppio turno di Eurolega che affronterà l'Olimpia questa settimana. Ve ne parleremo poi fra pochi minuti quando andremo a snocciolare tutto il programma della settimana di basket che proporremo in Europa e in Italia su DAZN. Fobs accetta il cambio, ma Mavugbe in difesa, Fobs prova a farlo saltare, il tiro è lungo, poi si lotta a rimbalzo, ne viene fuori di nuovo Trento con Pecchia che supera direttamente la metà campo, poi prova a mettersi spalle canestro contro Cappelletti, il raddoppio di Halilović che tocca la palla in un paio di occasioni, alla fine però rimane preda dell'Aquila con 13 secondi da giocare. Ellis, e fa il suo ingresso nel match anche Giovanni Veronesi, esterno classe 1998, per lui esordio in Serie A in questa stagione dopo 82 tra Piacenza, Mantova e Latina negli ultimi tre anni. Ellis rischia di scivolare Cale ma riesce a gestire il controllo della suola delle scarpe, poi Lamb deve tirare cortissimo ma stavano scadendo i 24 secondi e non era certamente nella migliore delle situazioni per andare a prendere un buon tiro. Cappelletti, poi di nuovo Bibbins, anche per lui spazio per il tiro, questa volta lo realizza. Banco di Sardegna che torna a meno 10. Ellis, come vedete la percentuale al tiro da tre la sta facendo da padrone per entrambe le formazioni. Pecchia rischia la violazione di campo, alla fine in qualche modo mantiene il pallone. Lamb ancora può deragliare, Veronesi rimane su di lui, Lamb crea separazione, il ferro le dice di no, direttamente Cappelletti a rimbalzo e poi a superare la metà campo, c'è spazio per il tiro di Veronesi dall'angolo, non riesce a realizzare, poi già dall'altra parte Trento che ha fatto l'apertura direttamente dal salto del rimbalzo. Cale proprio contro Veronesi, bravo a lavorare l'esterno di Sassari che si trova questa volta a marcare Lamb, è un giocatore con un buon fisico Veronesi, Lamb ci prova di forza ma va a fare fallo al canestro, fallo è di Veronesi che manderà il lunetta Anthony Lamb. ...15 punti per Veronesi nella gara di FIBA Europe Cup contro il Dnipro. 41-29 invece al momento per la Dolomiti Energia quando mancano 3:41 nel primo tempo. È arrivato il primo canestro di Lamb in una serata un po' storta dopo i 23 segnati contro la Poel. Serata storta però confermato dall'errore in lunetta. Bibbins, poi Halilović, punto di riferimento della Dinamo sotto le plance, riapre per Veronesi, gran lavoro difensivo di Pecchia, Veronesi deve tornare fuori da Sokołowski, il tiro allo scadere dei 24 secondi e il rimbalzo di Baillet
Asciutta anche in difesa Trento. Lamb ancora contro Veronesi, questa volta vuole il taglio di Pecchia che poi va da Baillet che non trova il canestro. Veronesi a rimbalzo, prova a fermarlo Pecchia, lo ferma in modo irregolare con il fallo, sol secondo però del periodo per la formazione bianconera e dunque sarà rimessa per la Dinamo. Qui rivediamo proprio il fallo di Andrea e Lamb deve tornare ad accomodarsi in panchina, tra l'altro come Alilovic. Entrato Nate Renfro per Banco di Sardegna, classica doppia uscita per Cappelletti che va poi a prendersi il piccherolo opposto portato da Renfro. Cappelletti trova spazio per Veronesi che va a pescare Renfro, non va nel canestro secondo gli arbitri perché il fallo è sulla ricezione. Non saranno dunque neanche tiri liberi per il giocatore americano, autore di 6,5 punti a partita queste prime giornate di campionato. Mentre Žukauskas entra per Pecchia. E anche Forrai, luogo di Cale, per lui il secondo fallo e non vuole rischiare nulla. Paolo Galbiati. Cappelletti per Renfro, di nuovo Cappelletti, di nuovo blocco di Renfro, poi va a far fallo Forrai. Lucotti da quella posizione ha fatto quella valutazione, c'era l'altro arbitro su in punta che era pronto ad andare a fare il segno dello sfondamento e infatti vedete che Forrai parla con Galasso, fischio però l'ha preso Lucotti che a livello di competenza probabilmente era messo meglio. E dunque la palla rimane preda della Dinamo Sassari. Benjus torna sul parquet al posto di Sokołowski, giocatore lituano che aveva giocato per 34 volte per le gare ufficiali con la nazionale del Baltico. Qui è andato a pescare un fallo che lo manda in lunetta con due tiri liberi. È il primo per i Mantas Benjus. Su due per Benjus. Forrai, di nuovo la palla nelle mani di Lamb, poi ancora Forrai. Žukauskas questa volta trova lo scarico, Niang mette a posto il corpo, prende, spara e segna. Sali un Niang, 44-30, nuovo massimo vantaggio a disposizione dell'Aquila, con addirittura Niang a tutto campo su Cappelletti, troppo goloso Baillet che è andato a regalare due tiri liberi invece a Cappelletti. Questo l'assist di Žukauskas, la fiducia nel giovane Baillet, anche su queste cose si costruisce la stagione della Dolomiti Energia, il 32enne lituano che serve il 20enne senegalese in angolo, mentre Cappelletti realizza il primo tiro libero di questo suo viaggio. E anche il secondo tiro libero è a segno per Alessandro Cappelletti. Gioco molto simile a quello di prima per la Dolomiti Energia, questa volta è Ford che vuole attaccare, di nuovo Niang nell'angolo destro. Cappelletti prende un fallo in attacco leggendo la penetrazione di Niang con una serie di secondi di anticipo. Contatto non è stato esagerato, ma ci può assolutamente stare perché il contatto c'è stato. Primo fallo
per Saliu Niang. 1.54 da giocare, occasione per Sassari per accorciare ulteriormente il divario tra le due formazioni. Taglio Iverson per ribaltare il campo per Alessandro Cappelletti, che poi va a servire Veronesi, che si malintende con Cappelletti. Poi alla fine i due si chiariscono, ma brutta palla persa. Ci mettiamo nei panni di Nenad Marković, non era il momento adatto. Ford, errore ancora al tiro da parte di Jordan Ford. 44-33, prova a cambiare passo Bibbins, poi però gli oscura lo spazio del canestro Žukauskas. Bibbins ci riprova ancora, questa volta l'assist per Renfro, che realizza sotto canestro. 5-0 di parziale nel momento migliore della Dolomite Energia. Time out a disposizione Paolo Galbiati, dunque ci vuole parlare su per fermare subito questa mini emorragia fruttata dai punti realizzati dalla Dinamo Banco di Sardegna, che in qualche modo, e di certo non programmato, Trento supera la metà campo. Žukauskas, non penso abbia disegnato questo Galbiati nel time out. Fallo in attacco di Žukauskas, tutta la vita, anche se ne stupisce, è davvero sbracciato per crearsi lo spazio. Andiamo a vedere contro Bibbins. Eh sì, qui gli ha preso proprio il volto in pieno. Ovviamente anche terzo fallo di Žukauskas, non abituato a giocare con un difensore di 173 centimetri, normalmente quel gomito non arriva al volto dell'avversario, arriva al petto, e dunque anche la reazione fisica del difensore è molto diversa, ma nel momento in cui ti marca un giocatore piccolo devi anche saperti, tra virgolette, comportare. Il pallone per lo stesso Bibbins, che il ritmo prende, spara e realizza. Meno 6 di Sassari in un attimo, 44-38, sale anche l'urlo del Palasera di Mini. Il pallone di nuovo nelle mani di Forrai, che non lo trova subito. Lem lo trova in un secondo tempo, 8 secondi per andare al tiro. Lem contro Benjus, va fino in fondo, trova il fallo di Sassari che lo manda in lunetta con due tiri liberi. E poi quasi 18 secondi a disposizione del Banco di Sardegna. Il pallone nelle mani di Anthony Lamb per la Dolomite Energia Trento, con due tiri liberi. Il primo va a segno. Anche il secondo, 46-38, ultima azione per il Banco di Sardegna. In questo primo tempo avevamo promesso una gara brillante e frizzante, il punteggio ci sta dicendo anche questo. Cappelletti ancora, Bibbins da tre, questa volta lungo, la palla per Veronesi, ma non vale l'ultimo tentativo, che in ogni caso non era andato a segno. Primo tempo chiuso dalla capolista in vantaggio di 8 punti. Mirale Malilovic, Anthony Lamb, sguardi concentrati per riprendere il gioco. Sokołowski, lui che si incarica di fare la rimessa. Si riparte da Justin Bibbins. Difesa molto fisica di Cale su Fobbs.
backdoor servito in qualche modo per Bibbins, che poi però prova a girare a largo, cambia passo, ma Vugbe lo chiude, arriva Lilovic, ma Vugbe chiude pure lui, poi è pronto Benjus con un dai e vai, dove però si mangia l'occasione di andare a segno qui, ma Vugbe era salito perfetto su Alilovic. Sassari non ha avuto la prontezza di trasformare quell'errore in un canestro. Ellis con il primo possesso della ripresa di Trento, che riparte con il playmaker inglese Cale Pecchia. Lembe e Mavugbe, ossia lo starting five di inizio partita. Proprio Lembe sfidato un po' al tiro da Sokołowski, l'errore è da tre punti, ma ancora Lembe che cerca ma non trova Mavugbe. Sono d'accordo con la segnalazione di Loguzzo, ma Vugbe però dice a Galbiati, chiama il challenge, non l'ho toccata io per ultimo. Direi che Galbiati si è fidato del suo pivot. Certe volte poi bisogna anche stare al gioco delle parti per comunque far capire al giocatore che ci si fida di lui. A maggior ragione se Mavugbe lo segnala con questa vigoria. Andiamo a vedere dall'instant replay. Camera sotto il canestro, passaggio di Lamb, che ovviamente un po' velocizzata. Bibbins dice l'ha toccata lui, ma Vugbe dice l'ha toccata Bibbins. Dovremmo tornare al rallenti e non a una velocità così esagerata. Difficilissimo da capire. Qui l'ha toccata già Bibbins. Bisogna capire se quella punta dell'anulare di Mavugbe ha preso la palla o meno. Non vorremmo essere in Loguzzo e Galasso, obiettivamente. E lo vedete, provano anche a ingrandire, che per capire magari se c'è un cambio di rotazione del pallone, se è un gesto del dito che può far pensare a un tocco. Qui in questo momento sembrerebbe, bisogna poi comprendere se ha avuto la prontezza dei riflessi di sfilare la mano Mavugbe o meno. Ricordiamo che in caso di dubbio o di immagini non disponibili per cambiare o per valutare una decisione diversa, rimane la decisione del campo, e in questo caso sarebbe palla alla Dinamo. Loguzzo e Galasso ancora a confrontarsi. Alla fine la palla rimane dei sardi. A Mavugbe rimane il fatto che il suo allenatore comunque abbia mostrato fiducia in lui. A Trento rimane il fatto di aver sprecato un challenge, ma ci può stare nell'economia della partita. Fobs, poi alla fine va a servire Bibbins. Ed è il folletto sardo in cabina di regia. Nuovo per Fobs, ancora Bibbins. Prova a andare dentro a Lilovic. Bibbins tira, aveva posizione a rimbalzo a Lilovic. Alla fine lo prende Benjus, che segna col fallo. E il Mantas Benjus. Va a realizzare. Sette per Benjus, può diventare il miglior realizzatore sassarese, lo fa in questo momento con l'ottavo punto, superando Alessandro Cappelletti. E dopo il 44-30 del diciottesimo, 11-2 di parziale per Sassari, interrotto dalla tripla di Anthony Lamb. È deficitario nelle percentuali, ma sia adesso che nel primo tempo ha segnato due canestri al campo davvero in momenti importanti. Alilovic, Sokołowski nell'angolo, stoppato, Pecchia prende la palla, parte da 4%, Trentina, Ellis, Lamb ancora da 3! Bang per Anthony Lamb! Due di fila,
in un amen, più 11 di nuovo per la Dolomiti Energia. Bibins, Sokołowski, questa volta deve fronteggiare il polacco. Bosniaco Alilovic blocca, poi ancora Bibins, tiene il palleggio aperto, trova Alilovic a schiacciare Miralem Alilovic. Bravo a sfruttare l'assist di Justin Bibins. Lamb se la sente ancora, questa volta il tiro fuori misura. Il rimbalzo di Benjus, qualche storia tesa sotto le plance con Mavugbe Benjus. Poi va ad appoggiare Fobs, il tocco a rimbalzo sulle gambe di Alilovic. Prontezza di spirito di Selom Mavugbe, meno per il bosniaco. La palla torna alla Dolomiti Energia. E qui le due triple in serie di Anthony Lamb, e in una partita nella quale era un po' anonimo, improvvisamente è diventato protagonista, miglior realizzatore, primo giocatore a arrivare in doppia cifra, 12 punti in 14 minuti. Pecchia, lascia sul posto Benjus, canestro valido, la palla aveva toccato il tabellone, interferenza di Miralem Alilovic. Andiamo a vedere dal replay. Qui ovviamente si può notare un pelo di meno l'appoggio al tabellone, ma non ha avuto dubbio Carmelo Loguzzo a convalidare il blocco stagger per Bibins. Poi di nuovo il blocco di Alilovic. Bibins lavora dal palleggio, prova a buttarsi dentro contro Mavugbe. Fallo del pivot americano di Trento, uscito da Azusa Pacific University. Per lui Germania, Francia e Spagna nei due anni immediatamente successivi all'uscita dal college. L'anno scorso prima a Lemane, poi a Manresa. Quest'anno per lui l'opportunità dell'Italia. A segnare Bibins. Anche questo va a segno. Bibins. 11 punti per lui. Adesso lui il miglior realizzatore della formazione sarda. Poi Bibins con il fallo su Ellis. Ovviamente ha provato a metterci anche del pepe in difesa nel tentativo di provare anche a rubare un fallo in attacco. Qui gli arbitri però hanno preferito. Arriva Mavugbe, ma non ha lo slancio per andare a chiudere la layup. 54-45. Bibins per Sokołowski, passo d'incrocio del polacco a realizzare il meno 7 del banco di Sardegna. 6-25 da giocare. Ancora Ellis vuole sfruttare i suoi 20 centimetri su Bibins, li sfrutta nel miglior modo possibile. Fade away jumper e canestro per Quinn Ellis, il playmaker inglese. Quest'estate per lui la Summer League con i Portland Trail Blazers nell'ambito dell'NBA estiva. Poi Benjus, non vale il canestro, fallo in attacco di Alilovic, che ha creato direttamente con una ruspa l'autostrada a disposizione di Eimantas Benjus. Qui invece Sokołowski attacca Pecchia, riapre per Ellis. Pecchia, Ellis con lo yo-yo, questa volta il fallo di Mavugbe salva, scusate, il fallo su Mavugbe salva Trento. Probabilmente non so se sarebbe riuscito a schiacciare anche in questa occasione. Il fallo è di Tambone. Due tiri liberi per Selom Mavugbe, per lui in campionato il 63%, solo il 25% invece in Eurocup.
va a sbagliare il primo tiro libero. Secondo no, ed è il quinto punto per Mavubbe, anche se Galbiati chiama Bailly per provare ad alternare i due pivot, gestire anche un po' a livello di energia il contributo di entrambi. Bibbins ritorna per far attaccare Fobbs, poi l'intercetto della Donovan di energia che regala l'ennesimo pallone nel tentativo di andare in contropiede. Ancora Bibbins, scarico per Bengius, il tiro, l'errore, salta e prende a rimbalzo Pecchia. Ellis riapre per Lamb, stessa posizione, stesso risultato. 3-6-9, quasi rapida successione e arriva il più 13 di Trento, 15 punti per Anthony Lamb che tira malino dal campo, 4 su 11 ma con canestri di un peso specifico davvero enorme. Nel frattempo Renfro perde il pallone, prova a correre di nuovo Trento, Tambone lo sa, ferma Cale avendo un fallo a disposizione prima dell'accensione della lampadina del bonus. Evidentemente diktat di coach Markovic, mentre Pecchia lascia il posto a Jordan Ford. Proprio il playmaker americano è andato a sostituire Quinn Ellis. Lamb perde il pallone, il recupero di Renfro, poi fallo di Lamb. Nonostante qualche protesta, non mi sembra che sia arrivato il momento di sanzionarlo con antisportivo. E infatti non c'è neanche challenge, gli arbitri non vanno a controllare. Si riparte con una rimessa, intercetto di Cale, vola in contropiede a schiacciare Miles Cale, aggiorna il massimo vantaggio l'Aquila. ...62-47... Palleggio, adesso il tiro di Cappelletti, a segno il numero 0 sassarese dall'anno scorso con la maglia della Dinamo, di nuovo Ford. Ancora nell'angolo per Niang, tacca scaricando per Bailly, ancora Ford, 10 secondi per andare al tiro, la palla si muove a velocità supersonica per Trento, Ford contro Renfro, mismatch evidente, poi Cale deve tirare lo scadere, fallo di Tambone che a mio parere non ha lasciato quello che si chiama landing spot, ossia la possibilità di atterrare, mentre qua rivediamo la schiacciata dello stesso Cale, la possibilità di atterrare al numero 3 di Trento. Che bella lunetta. Primo l'ha segnato, non il secondo. E adesso prova a completare il viaggio con un 2 su 3. Miles Cale, sguardo di Udom, uno dei veterani del Banco di Sardegna. Cappelletti, ancora prova ad attaccare, appoggia il tabellone, Alessandro Cappelletti non si arrende per la Dinamo,
prova a dare chance alla sua formazione. Cale, 4 punti consecutivi per lui, prova a guadagnarsi un'altra chance, la palla schizza direttamente via, pallone un po' bagnato da asciugare, ma la palla torna a Sassari. Tra l'altro è la decima palla persa dell'Aquila. Qui abbiamo visto particolare appoggio centrale in terzo tempo di Cappelletti, è rientrato Forrai, marcatura a tutto campo, allora su di lui di Saliu Niang come arma tattica per provare a limitarlo con le sue lunghe leve, tambone marcato da Ford, poi c'è Zukauskas su Veronesi che si prende il jump dalla media, il pallone esce, rimbalzo, Toto Forrai non accenna a abbassare il ritmo, l'Aquila, Ford è già dall'altra parte, Forrai di nuovo Ford, ancora i blocchi di Baie che è un moto perpetuo, questa volta si prende il tiro dall'arco, non è il suo ma diventa il suo perché è più 16 per la Dolomiti Energia. Baie così firma il primo canestro della sua partita, 67-51, attacca fino in fondo, tambone, il fallo di Ford manda il giocatore classe 1994 in lunetta con due tiri liberi. Qui abbiamo rivisto il contatto sulla penetrazione, mentre qui il pop-up di Baie che aveva già pensato alla conclusione di quell'azione, tanto che non ha avuto dubbi, non si è neanche accorto che era stato sfidato o meno, ha preso, ha tirato e ha segnato, esattamente come il libero di Matteo Tambone. Due su due per lui. Arriva un altro cambio, rientra Lilovic per Renfro, e Trento in pieno controllo della gara al momento, ma abbiamo visto che Sassari è capace di fare fiammate come questa in difesa che la possano riaccendere da un momento all'altro. È arrivata fino a meno 6 la Dinamo Banco di Sardegna, che adesso gestisce il pallone con Cappelletti, dentro per Alinovic che sbaglia però in modo maldestro l'appoggio al canestro, Forrai fermato dallo stesso Sokołowski, e allora dall'altra parte prova a correre, arriva il fallo di Forrai per fermare la transizione. Eccolo qui nel tentativo di rubare la palla a Bibins. Va a realizzare Tambone, è tornato in panchina per Bibins, due tiri liberi. Niang per Ford, poi Baie si gira, non arriva la chiamata degli arbitri, allora Sassari è già dall'altra parte, Bibins non trova il tiro, trova un assist in qualche modo per Sokołowski, di nuovo Cappelletti, poi Alilovic contro Forrar, questa volta si gira, realizza, timeout di Galbiati, lo abbiamo detto, Sassari è capace di fiammate che in un amen possono riaccendere il match. Galbiati lo sa e chiama time out. Jordan Ford per Niang, vediamo da dove vuole ripartire Trento con il pallone per Baie, da tre punti, spazio, Niang questa volta è fuori, alla fine la vince Sassari la sfida di questa azione, fatto tirare il giocatore che voleva, Bibins ancora alla ricerca di provare a creare scompiglio in mezzo all'area, arriva la violazione di doppio palleggio,
fischio di Loguzzo, Bibbins non è d'accordo. Piuttosto stranito il playmaker. Baie per Ford. Ancora Niang, ancora un po' sfidato al tiro. Žukauskas lo ricerca, Niang questa volta non lo guarda neanche il ferro. Va da Jordan Ford. L'aria è sguarnita completamente. Jordan Ford lo vede e realizza il punto numero 9 della sua gara quando mancano 10 secondi alla fine del terzo periodo. 5 secondi ancora. Bibbins contro Baie, attacca, realizza sulla sirena. 69 a 59. Bibbins si sta provando a trascinare la sua squadra sulle spalle. 15 per Bibbins, 11 per Cappelletti. Due playmaker sassaresi provano a tenere accesa la fiammella di speranza della Dinamo. Noi ci fermiamo per l'ultimo timeout. Di nuovo in onda dal Palazzo Radimigni di Sassari, dove la capolista Aquila Basket Trento è in vantaggio di 10 punti sul banco di Sardegna, che però prova a essere Maidomo e ha provato a rientrare dopo essere stata sotto anche di 16 lunghezze, con Justin Bibbins che ha attaccato in modo più costante il ferro, creando un po' scompiglio nel cuore dell'area dal basso dei suoi 173 centimetri. Pronti a ripartire, ultimo quarto di gioco regolare. Ovviamente in caso di pareggio supplementare Sassari dovrà fare un lavorone per provarci. Riparte da Ford la Dolomiti Energia. Forrai ancora per Ford, vuole lavorare con lo short roll di Baie, alla fine non viene fuori proprio quello che cercava, si perde un po' di troppo tempo per l'azione di Trento. Žukauskas non mette d'accordo nessuno con un tiraccio e quindi Bibbins e Cappelletti superano la metà campo in collaborazione con Bibbins, che sta provando a giocare anche da guardia in questo caso. L'uscita dai blocchi da parte del playmaker americano, non riceve, allora Cappelletti ancora con il palleggio, questa volta mancano 5 secondi per lui, vuole tirare contro Baie da 3 punti. Alessandro Cappelletti, meno 7 Sassari. È partita vera di nuovo al Palazzo Radimigni qui in Sardegna, dove Žukauskas non trova Niang, l'intercetto ancora di Cappelletti e già dall'altra parte Sassari, ma Sokołowski non controlla un passaggio molto complesso di Cappelletti, direi responsabilità condivisa dopo però questa gran tripla del numero 0 sardo. Per un risordio in Serie A con la maglia di Verona. E Niang per Trento, per Lamb, fallo di Sokołowski che
tanto se ne accusa un po' in ritardo, perché poi ha alzato la mano, direi che non lo ha fatto proprio subito Lucotti a chiarirgli il concetto che quei gesti non sono ammessi. E adesso dovrebbe ripartire con la rimessa affidata a Pecchia. Lamb ancora prende, spara, carica, ma questa volta sbaglia, ma prende il rimbalzo di nuovo Anthony Lamb, chiuso nel raddoppio, deve provare a uscire di prigione. Lamb lo fa con lo scarico per Pecchia, da tre punti dall'angolo, Niang è pronto a rimbalzo, riapre per Ford, ancora lungo, tap out ancora di Niang, ancora Ford, questa volta sì che mette d'accordo tutti quelli in maglia nera. 72 a 62 per Jordan Ford. Arriva il canestro del punto numero 12. Cappelletti per Benjus sulla linea di fondo, l'esperienza del giocatore classe di 1990 e i Mantas Benjus. Niang vuole provare a portare in post, poi il taglio backdoor di Pecchia che riceve ma torna da Lamb, la difesa molto pressante di Cappelletti. Ancora Lamb col pick and roll di Mavugbe, esagera Lamb, in qualche modo il recupero di Bibbins, poi vola Alilovic a schiacciare, esplode Sassari, poi palla persa di Ford, perde un po' la Trebisonda Trento. Cappelletti chiama raccolta il suo pubblico, è tutta da decidere ancora la sfida questa sera. E Jordan Ford torna in panchina a rinfrescare un po' le idee. Bibbins poi esce dai blocchi, Cappelletti, di nuovo la palla per Benjus che non ha segnato, paradossalmente meglio per Sassari perché Alilovic ha fatto blocco irregolare. Andiamo a rivederlo, un corso di colpe barra merite, Alilovic si è mosso un attimo tardi, Lamb l'ha fatto vedere bene come ha segnalato anche Benjus e alla fine è stato premiato giocatore di Trento. Lamb va di nuovo per Niang, poi in punta Ellis, 6 punti di vantaggio per Trento, palleggio, arresto, tiro, l'errore, rimbalzo di Cappelletti e qui Niang fa sentire il corpo al rimbalzista sassarese, anche se è il primo fallo del quarto, fermata la transizione in ogni caso, quantomeno è pronto adesso a rientrare Miles Cale, 9 punti per lui. La palla nell'angolo per Benjus, il passaggio non era perfetto di Sokołowski, poi la stoppata di Mavugbe. Lamb riapre di nuovo per Ellis e qui sì che il fallo in attacco è di Lamb. Qua la stoppata invece di Mavugbe. Secondo fallo per Anthony Lamb. Cappelletti. Bibbins se la sente, da tre punti l'errore, poi rimbalzo nelle mani di Lamb. Ellis, palleggio con qualche difficoltà, poi sceglie di attaccare, arriva il raddoppio di Sokołowski, il fallo su Trento, il fallo su Quinn Ellis.
Qui vedete il raddoppio, poi Bibis gli ha provato a sfilare il pallone senza successo, rientra Fobs proprio al posto di Bibins, mantiene il campo da playmaker Alessandro Cappelletti. Terzo fallo di Bibins, 6 minuti e 9 secondi al termine. Prova a gestire un attimo la rincorsa Markovic, dando almeno un minuto di fiato a Bibins. Ellis gioca sul blocco di Mavugbe, poi cambia passo, che stoppata Renfro, la palla però è di Trento. Cronometro è stato riazzerato, gli arbitri si ne avvedono subito, la palla non ha toccato il ferro, questa è l'indicazione di Loguzzo che però si vuole confrontare con i colleghi. Stoppata è perfetta da parte di Nate Renfro, che è particolarmente incredibile perché è salito davvero in cielo e adesso sta l'instant replay, gli arbitri vogliono vedere quando Pecchi ha preso quel rimbalzo, quanti secondi sarebbero mancati per metterli poi a fare la rimessa laterale per la Dolomiti Energia. Qui vedete ne mancano 9, il possesso viene riciclato da Pecchia, il cronometro non viene resettato a 14, direi tra gli 8 e i 9 secondi si dovrebbero ripartire, si dovrebbe ripartire così. Lucotti parla con Loguzzo. Sono 6 perché poi il fischio in realtà è arrivato un pelo dopo e dunque sono 6 i secondi. Nel frattempo ovviamente coach Galbiati ha studiato, ha avuto il tempo con questo tra virgolette time out tecnico di poter comunque disegnare qualcosa in questo tempo breve, con una Dolomiti Energia che si è un po' bloccata dal punto di vista offensivo. Ellis per Cale, alla fine Pecchia prende la linea di fondo, appoggia Andrea Pecchia, sblocca la Dolomiti Energia. Benjus vuole lavorare con ribaltamento, Fobs torna ancora da Cappelletti, blocco e riblocco di Renfro, ancora Cappelletti non riesce a prendere il suo tiro, adesso però lo deve fare per forza, ma Vugbe lo stoppa, poi quantomeno recuperando quel pallone Fobs toglie la possibilità a Trento del contropiede. Qui Mavugbe fa vedere tutti i suoi 207 centimetri, 21 in più di Alessandro Cappelletti. In punta Ellis, ritorna da Lamb, questa volta attacca Cappelletti che forse si aspettava un tiro da tre punti e va a prendere il fallo. Ellis frontale da tre, esagerato e anche lungo. 5 minuti al termine dei 40 regolamentari. Cappelletti lavora cercando, trovando Renfro che schiaccia, ancora 6 punti di differenza. Sassari solida, ha risalito la china nel momento più difficile. Chiamata di gioco corna direttamente da parte di Galbiati. Ellis riapre per Mavugbe, poi Pecchia, finto blocco dello stesso Pecchia per provare ad attivare Ellis che adesso attacca Cappelletti, si prende la responsabilità, un altro tiro fuori misura, Cappelletti 4 contro 3 per Sassari, Fobs da 3 punti e lungo, Benjus è là, presente a realizzare dopo aver preso il rimbalzo d'attacco, 70 a 74. In questo periodo 9 a 11, scusate, a 5 per il Banco di Sardegna con il 12° punto di Benjus. Ancora Ellis,
lo invita a tirare ben giù Sellis col terzo errore consecutivo. Il rimbalzo di Sassari che può ulteriormente accorciare lo scarto. Jordan Ford è di nuovo sul cubo dei cambi. Ellis va a fare fallo. Arriva così il cambio. 3:42 da giocare. Il fallo su Benjus è un mismatch a proprio favore. E qui avete visto, adesso rientra Bibbins per Cappelletti. Fuori Sokołowski, al suo posto Tambone. Vediamo se sarà una scelta definitiva o meno per Markovic. Più probabile che possa rientrare il polacco. Nel frattempo Fobs ancora contro Mavugbe, che accetta tutti i cambi possibili, soprattutto negli ultimi secondi dell'azione. Qui si perde Benjus, però l'errore al tiro del lituano, che è stato bravissimo a mandare in confusione Mavugbe sulle situazioni di cambio. Poi ancora Ford, fallo di Tambone. Sassari con il bonus acceso, due tiri liberi per Jordan Ford che sono ossigeno puro per l'Aquila. Ed è quinto fallo di Tambone. Era comunque conscio Markovic, non dico che l'ha mandato una missione suicida, però gli serviva un giocatore che potesse per un attimo far rifiatare Cappelletti e fosse anche eventualmente disponibile a farlo quel quinto fallo, che alla fine non va così male, perché Jordan Ford, che tira col 78% ai liberi, fa 1 su 2, 5 Dolomiti Energia. Time out in campo chiamato da Nenad Markovic. Vice Similiano Olduini assieme a Massimo Bulleri a dare i consigli al coach qui inquadrato, arrivato nel corso della stagione dell'anno passato. Bibbins parte da lui, una nuova azione della Dinamo, un po' di pressione da parte di Trento per rallentare l'azione e lasciare qualche secondo in meno alla formazione sarda. Serie di blocchi per Benjus, che è completamente libero, pesca Renfro sotto le plance, canestro e fallo di Nate Renfro, che si è fatto trovare pronto. Bravissimo Benjus a non volere a tutti i costi quel tiro da tre punti, ma a trovare l'uomo libero. Qui Mavugbe si è completamente perso Renfro. E adesso c'è solo un possesso pieno di vantaggio per l'Aquila, visto che Renfro però sbaglia il libero aggiuntivo. Primo errore in stagione, se sinora era semplicemente 2 su 2. Lamb e poi il fallo di Benjus, che ovviamente, di là dell'essere un giocatore classe 1990, rientra anche da un infortunio pesante, seppur ormai da mesi, tendine d'Achille. E poi Lamb è un giocatore con un'altra fisicità, qui se l'è proprio perso, ha scelto di non rischiare e di andare a fare quel fallo e provare a farsela giocare in lunetta per Anthony Lamb, che però segna il primo. Segna anche il secondo, di nuovo più 5 per la Dolomiti Energia. Arriva un altro cambio, Mikal Sokołowski, lo avevamo detto, abbiamo rivisto sul parquet proprio al posto di Benjus, visto un po' di criticità difensive Markovic in questo caso. Cappelletti sta mantenendo Renfro al posto di Alilovic, visti gli ultimi canestri realizzati dall'americano. Ancora Bibbins, 7 secondi per tirare. Bibbins tiene il palleggio aperto contro Cale, che lo tiene bene. Bibbins bravo a creare separazione e a segnare. Sassari è lì, meno 2, minimo svantaggio da una vita per il banco di Sardegna, che adesso deve difendere per provare l'assalto per il pareggio quantomeno. Cale per Pecchia da tre punti, stortissimo il tiro di Andrea Pecchia. Sassari
con 120 secondi abbondanti sul cronometro. Può provare a pareggiare praticamente dopo lo 0-0 iniziale. Bibbins ancora tenuto da Cale, ancora la riapertura nelle mani di Cappelletti. Bibbins è assolutamente on fire, ma Vukbe deve fermarlo. Bibbins qui va in difficoltà, in questo caso Cappelletti, ma Vukbe gli toglie il pallone. 2 decimi di secondo, Sassari può tirare solo con un tap-in. Con 1.44 da giocare non ci può essere tocco con due mani. E qui infatti il tiro di Renfro non vale a prescindere, perché da 0-3 in giù si può fare solo tocco a una mano, solo tap-in. Jordan Ford con la chiamata di corna alto, infatti il blocco di Mavugbe arriva più alto del solito. Poi Cale attacca con Mavugbe, voce grossissima per Selon Mavugbe, che chiude nel migliore dei modi l'arcobaleno di Miles Cale e schiaccia il più 4 della Dolomiti Energia. Qui hanno passato. ...79-75... riparte da Alessandro Cappelletti il banco di Sardegna. È entrato Fobs, Renfro, Sokołowski, e nell'angolo vedete Bibbins. Eccolo qui a ricevere contro Cale, va a pescare il fallo. Anche Trento al bonus esaurito. Quarto fallo di Miles Cale, tiene comunque in campo Paolo Galbiati, perché manca 1.19, c'è poco da fare i conti con i 5 falli. Di nuovo Jordan Ford sul parquet, è entrato Ellis per la fase difensiva. E 2 tiri liberi per il banco di Sardegna, Justin Bibbins. Realizza il primo. Anche il secondo. Lamb. Gran lavoro di Cappelletti su Ford, che alla fine però riesce a farsi dare il pallone e superare la metà campo. Ma Vukbe, vediamo se c'è il ribaltamento per Cale. Classica situazione dell'Aquila. Palleggio, arresto e tiro di Miles Cale. Esiziale. Lucidissimo al numero 3 trentino. Per lui Seton Hall University, marco di garanzia. Banco di Sardegna, meno 4 e palle in mano, siamo entrati nell'ultimo minuto. Cappelletti vuole andare ancora da Bibbins, che riceve il pallone. Vediamo se Cale lavora meglio in difesa o meno. Renfro va a portare il blocco, cambia idea Bibbins, riapre per Sokołowski da 3, lungo, il pallone si impenna. Pecchia non vuole avere dubbi, la prende in volo e la riserve ai suoi compagni. 32 secondi, Trento a più 4, prova ad uccidere la partita con Pecchia, che però non se la sente di guardare il canestro. Sokołowski gli ruba il pallone, si butta dentro a realizzare. Non vuole time out in questo caso Galbiati. La palla è di Lamb, che può andare potenzialmente fino alla fine della partita. Sassari adesso se ne avvede e capisce di dover fare fallo. Qui la lettura anche di Galbiati, con una Sassari che forse si aspettava il time out, tra l'altro situazione simile a quella che aveva chiamato ma poi non realizzato contro la Poel Tel Aviv in Eurocup. Infatti Sassari non ha difeso, ha fatto passare un po' il tempo la Dolomiti Energia e d'improvviso è diventato obbligatorio il fallo per Sassari, per non permettere a Trento di arrivare fino alla fine. Palla in mano, la risposta però è di Jordan Ford, 2-2 più 4.
per Marković non è neanche semplice fare le valutazioni, perché Cappelletti, Bibbins, Fobs, in questo momento difficile tenere fuori uno per tenere Sokołowski. Avrebbe potuto schierarlo da numero 4, ma non è così semplice. C'è Benjus schierato da Marković per magari prendere un tiro a tre punti. Esattamente la riapertura per Bibbins, corto, Lamb prende rimbalzo, Cappelletti si lancia a far fallo, la può chiudere qua Trento. Allora il tiro di Justin Bibbins l'ha preso il giocatore più produttivo della serata per il banco di Sardegna, che è un passo dalla sconfitta, ma quantomeno ha dato in ogni caso a Marković quei segnali di tentativo di risalita che le erano richiesti. Nel frattempo sbaglia il primo libero Lamb. Comunque i punti rimangono 4 tra le due squadre, realizza il secondo. Time out, anzi no, cambio, perdonatemi, Forrai per la parte difensiva. Infatti va a marcare, come vedete, addirittura Benjus per poi magari lavorare su dei cambi. Fobs è già dall'altra parte, il tiro da tre punti, corto anche questo. Benjus per un canestro che potrebbe essere importante in ottica differenza canestri. La vittoria però è di Paolo Galbiati e dell'Aquila Basket. La formazione in maglia nera sbanca il Palasera di Vigni, 84-81, mantiene la testa del campionato in solitaria e imbattuta, e si presenta alla sfida con l'Olimpia Milano di domenica prossima, ricordo alle 18:15, con il primo posto in classifica.